Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la trasmissione In Salute. Oggi parliamo ancora di occhi, ma parliamo in particolare dell'intervento più praticato in oculistica, la cataratta. L'ospite in studio è il dottor Igor Di Carlo, oculista, microchirurgo oculista, no? Questa cosa non l'avevo mai detta. Dottore, in pratica che cos'è la cataratta e a che età può venire in realtà? La cataratta è l'opacità di una lente che abbiamo dentro il nostro occhio. Se paragoniamo l'occhio alla macchina fotografica, che è il paragone più semplice per capirlo, abbiamo la pellicola che è la retina, il vetro, esterno dell'obiettivo che è la cornea e le lenti interne, ecco che si vede lì, quella un po' giallognola, che possono venire incontro a opacizzazione, come in questo caso si vede bene nello schema. Cataratta avviene nella stragrande maggioranza dei casi nelle persone nel settantennio-ottantennio di vita. Pensi, il 70% delle persone in questo periodo, dai 70 agli 80, ha perlomeno delle tracce considerevoli di cataratta. E perché in alcuni casi si manifesta prima? Si manifesta prima perché può esserci in percentuale fortunatamente molto minore, addirittura una cataratta infantile, una cataratta congenita, però possono esserci delle cataratte che si sviluppano molto prima, cataratte presenili o addirittura cataratte in quarantenni. In verità non conosciamo ancora molto bene l'eziologia di questa cataratta, esclusione fatta per quelle traumatiche conseguenti a incidenti, a ferite penetranti nell'occhio, e questo è ovvio. Però la cataratta di per sé non ha ancora una eziologia assolutamente nota. Adesso le faccio una domanda che riguarda la mia famiglia. Mia nonna soffriva di cataratta, anzi suo nonno soffriva di cataratta, occhio destro. Mia nonna uguale, mia mamma uguale. Vuol dire che c'è un'ereditarietà di questa patologia? Non abbiamo una dimostrazione scientifica di una trasmissione genetica della cataratta, quindi tranquilla. No, no, Però ci vedrò aspetti, benissimo, mi faccia spero. fare un po' di terrorismo medico. In verità, però, così come si somiglia, c'è un concetto di somiglianza tra parenti, si potrebbe ereditare anche una predisposizione Ho a maturare capito. più precocemente di un'altra situazione, questa opacità della lente. Allora, per la cataratta abbiamo come soluzione l'intervento chirurgico, ma dopo l'intervento chirurgico si vede bene da subito? E, ad esempio, perché si riesce a recuperare la vista se così avviene in modo così veloce? Si riesce a recuperare la vista in modo così veloce perché siamo microchirurghi e quindi lavorando nel piccolo noi pratichiamo delle tecniche che sono paragonabili a un concetto di endoscopia. Presente quando si opera un Sì. menisco, cosa si fanno? Si fanno dei taglietti laterali, non si apre tutto il ginocchio e si lavora attraverso delle telecamere. Noi abbiamo la fortuna che l'occhio è trasparente, ha un oblò e quindi ragionando nel piccolo, ecco perché il termine microchirurgia, noi pratichiamo una sorta di tecnica endoscopica. Cioè lavoriamo attraverso dei minimi forellini e abbiamo la fortuna di non dover piazzare telecamere perché vediamo l'occhio in quanto trasparente. In altre parole, noi cambiamo questa lente facendo bene attenzione che l'occhio non si accorga di quanto abbiamo fatto. Ecco perché il recupero generalmente è veloce. Perché ci potrebbe essere un rigetto? No, fortunatamente no, perché la lente interna all'occhio è fatta di un polimero, che è una sostanza che non viene rigettata dal nostro occhio. Bene. Operare di cataratta può servire anche per correggere eventuali altre anomalie o difetti di vista? Sì, perché cambiamo la lente e quindi nel caso ci fosse una persona con cataratta portatrice anche di un grande difetto di vista, noi abbiamo cura di togliere la vecchia lente che non è adatta a quell'occhio in quel momento e sostituirla con una lente giusta come potere per quell'occhio. Però quando una persona viene operata di cataratta, dopo recupera la vista. Cioè, Dopo recupera la vista per quanto riguarda la trasparenza di questa nel lente. senso che vede bene sia da vicino che da No, lontano? generalmente le lenti cosiddette monofocali consentono il recupero solo per una posizione che vogliamo noi, cioè possiamo programmarlo che veda bene da lontano o da vicino. Però esistono, c'è stata un'evoluzione delle lenti cosiddette multifocali, che sono lenti non tanto diverse dal concetto dei nostri occhiali, che consentono una visione sia da lontano che da vicino. O addirittura un trucco molto semplice che consiste nel sfalsare leggermente i due occhi. C'è un occhio dominante, generalmente il destro, che vuol vedere da lontano, e un occhio non dominante che vuol vedere da vicino. Se noi diamo una leggera miopia all'occhio che vuol vedere da vicino, di solito otteniamo una fotografia
forte autonomia della persona, che magari userà un occhiale per guardare le cose più piccole, però in modo molto semplice le consentiamo di vedere da lontano e da vicino senza tanta fatica. Comunque deve essere incredibile recuperare la vista e la visione più che la vista, perché credo che vedere male e poi improvvisamente riuscire a rivedere bene sia importantissimo. Noi abbiamo, quando sbendiamo le persone, abbiamo persone entusiaste che ci ripagano moltissimo dei nostri sforzi con il loro entusiasmo. Ma come ci si deve comportare dopo un intervento di cataratta? Mi piace questa domanda, perché noi parliamo sempre, quando parliamo di cataratta, di quanto siamo bravi a fare questi cambi di lente, parlando quasi di un pezzo di ricambio dell'occhio, no? Ma in verità la cosa che più manca come informazione è come comportarsi dopo, sia la famiglia, sia le persone, sia prima sia dopo l'intervento di cataratta. Allora, lo diciamo velocemente? Sì. Bene. Allora, la prima cosa importantissima è prima. Prima bisogna osservare, se si ha dei dubbi, richiedere tutte le norme di preparazione dell'occhio. La cosa più importante è che non bisogna assolutamente sospendere le terapie, per esempio quelle per la pressione del corpo, anche nella stessa mattinata in cui ci si reca all'intervento. Questo in linea di massima, però raccomando sempre, per ogni caso, di sentire il proprio oculista, ma ricordarsi questa informazione, perché molte persone, per esempio, che soffrono di pressione alta, non prendono le pastiglie della pressione alta dell'organismo proprio la mattina dell'intervento, ci arrivano completamente sballate. Questo è un difetto comune che magari non è colpa di nessuno, però è un modo di pensare comune che crea dei problemi. E poi c'è la convalescenza. La convalescenza dell'intervento è rapida, non sia male, ma proprio per questo bisogna seguirla seguendo alcuni particolari importanti. Il primo è quello della protezione. Bisogna mettere, vedete, gli occhiali scuri il più possibile, perché poi la legge della sfortuna, si dice in un altro modo, indica che se si deve cacciare qualcosa nell'occhio succede sicuramente nei primi giorni dopo l'intervento di cataratta. Quindi un occhiale scuro protettivo, anche perché le distanze sono sfalsate dopo l'intervento. Quella che vedete sotto in basso è una specie di coppetta trasparente che deve essere messa con un cerotto, con dei cerotti obliqui, sull'occhio di notte per evitare di sfregarsi inconsciamente durante il sonno. E quindi protezione. Questa è una cosa che ad esempio io non avrei preso in considerazione. Sì, viene spiegata e viene consegnata puntualmente al paziente proprio per evitare questa cosa. Di giorno si toglie. E poi come considerarsi? Non si è malati dopo l'intervento, ma bisogna fare attenzione, perché siccome non si sente male, è opportuno idealmente pensarsi come convalescenti da una robusta influenza. E quindi a casa, su una poltrona e al caldo. Evitare l'orto, evitare traslochi, evitare quei grandi stress di fatica. Beh, però ad esempio se mi cade un oggetto per terra? Brava, è un luogo comune, si può assolutamente raccogliere, sappia. Sì, magari non di schiena, ma abbassandosi. E magari evitando di dare una capocciata al piede del tavolo perché ci si è chinati in modo troppo impulsivo, questo sì. Un telespettatore, proprio riallacciandosi a quello che diceva prima, scrive: prendo farmaci per l'ipertensione e degli anticoagulanti, come mi devo regolare in previsione dell'intervento? È una domanda chiave questa, perché in effetti in linea di massima bisogna sempre, intanto non mi sostituisco all'oculista curante, ci mancherebbe altro, però in linea di massima l'orientamento è questo: non sospendere i farmaci per la pressione alta dell'organismo e consultare e soprattutto dire in fase di visita all'oculista, al medico curante, che si stanno prendendo dei farmaci per la coagulazione. Perché si deciderà caso per caso, in base all'importanza di questi farmaci, se sospenderli, sostituirli oppure lasciarli, tenendo presente durante l'intervento di attuare particolari precauzioni. Anche l'intervento di cataratta penso che abbia subito un'evoluzione. Viene fatto in anestesia totale oppure viene mandato in anestesia, dico locale, con il famoso ago nell'occhio, sotto l'occhio, oppure invece oggi è meno invasivo possibile? L'intervento di cataratta in verità ha subito una evoluzione stupenda. Nell'ultimo ventennio si è assistiti a questo cambiamento grazie anche ai materiali innovativi che abbiamo, ma il bello di questa innovazione è che è stata votata al rispetto del paziente. Per cui è un intervento, non è vero che è un intervento semplice, è un intervento estremamente sofisticato, ma altrettanto estremamente rispettoso del paziente, perché noi operiamo gente fragile, gente di 80 anni, di 90 anni, volte di 100, è capitato, e bisogna che queste persone non sentano dolore e siano rassicurate.
Questo succede all'intervento di cataratta. Per esempio, l'anestesia è passata da un'anestesia generale, che proporla a un ottantenne significa prendersi non pochi rischi, a un'anestesia locale, quella con le famose punturine nell'occhio, e qui si vede molto bene, un'anestesia con i semplici colliri. Non perché siano diventati più potenti i colliri anestetici, ma perché abbiamo imparato negli anni a rispettare sempre di più l'occhio e a fare in modo di non toccare le zone sensibili al dolore con queste famose tecniche di, definiamola, microendoscopia. Io avrei avuto un'altra domanda, ma il tempo a nostra disposizione è terminato, magari lo riprenderemo un'altra volta. La ringrazio, dottor Di Carlo, di essere stato con noi, ringrazio i nostri telespettatori per averci seguito e li invito ad una prossima puntata della trasmissione In Salute. Chi volesse può scriverci per suggerire un argomento, per approfondire un argomento di quelli già trattati, all'indirizzo di posta elettronica grp@grp.it. Grazie e alla prossima. Arrivederci. Thank you.